Salve, ci siamo spostati adesso nello stand di Non bruciamoci il futuro, che è praticamente una campagna portata avanti da una serie di associazioni ambientaliste. Qui possiamo vedere una compostiera che è stata realizzata con materiali di recupero. Possiamo vedere il materiale che l'associazione ha messo a disposizione dei visitatori e da notare una raccolta firma, una petizione popolare per l'estensione della raccolta differenziata dei rifiuti, una raccolta porta a porta che si sta chiedendo che venga allargata anche al 13° municipio. Nello stand possiamo vedere due rappresentanti di Non bruciamoci il futuro, che sono Sandra De Curtis e Fulvia Causio. Chiediamo innanzitutto a Sandra di spiegarci un pochettino le cose che stiamo vedendo un po' sul tavolo. Che cos'è questo, Sandra? Allora, questi sono orecchini fatti con le carte da gioco, ritagliate e poi applicate. Questi sono dei ciondoli fatti con la cartoncino, carta pesta e foglia oro. Quindi praticamente ci sta ricordando che non esistono rifiuti, ma tutto ciò che noi scartiamo potrebbe avere un valore aggiunto che può servire a fare diverse cose. Sì, decorandolo si possono creare questi ciondoli, oppure questi orecchini ricavati da una scatola di plastica, questi sono i resti della scatola. Li ho ritagliati e ho creato questi orecchini. Perfetto, grazie. La dottoressa Causio si sta avvicinando, ci spiegherà a che cosa serve una compostiera e anche come si fa una compostiera con materiale semplice che possiamo trovare tutti quanti nei negozi. Allora, questa compostiera è stata fatta questa mattina, è stata portata la rete metallica, quella più resistente ovviamente perché altrimenti può cadere facilmente. Coperchio l'abbiamo preso da uno dei bidoni che abbiamo a casa, oppure si può fare con un pezzo di legno. Abbiamo comprato del tubo, abbiamo preso del fil di ferro, si prende ovviamente la grandezza del coperchio e si chiude la rete con il panno, con il telo coprente a misura del coperchio. Dopodiché si può posizionare nel giardino, in un punto d'ombra preferibilmente, altrimenti potrebbe frascicarsi in modo esagerato. E si cominciano a mettere dei rametti secchi e poi si può cominciare a metterci anche quello che potrebbe essere il futuro compost, con i rifiuti domestici, il terriccio, gli scarti del giardino, i rametti secchi, foglie secche e quello che abbiamo di vegetale. Quanto tempo serve per ottenere poi quel composto che serve poi per andare a mettere nei nostri giardini come concime? Dai 4 ai 6 mesi, poi dipende dalla stagione e dipende dagli scarti che ci mettiamo, perché se ci mettiamo degli scarti, abbondiamo di cose che hanno bisogno di più tempo per macerare, ovviamente ci vuole più tempo anche per il compost. Però già dopo 4 mesi abbiamo un compost utilizzabile per le piante da frutto, per esempio, per mettere intorno alle piante da frutto, che è quello più grosso, che continua a macerare, continua a fare compost mentre è sul terreno direttamente. Vogliamo svilire una leggenda metropolitana che è quella della puzza. Molti dicono sì, noi vogliamo fare la compostiera, però poi c'è puzza, ma è proprio vero? Beh, dipende da come si fa, perché se si utilizzano delle accortezze, come utilizzare del terriccio, delle foglie secche abbondanti, e assolutamente dà l'odore di quello che è un qualsiasi terra e concime, terra concimata, ovviamente c'è un odore, ma è un odore, non è certamente una puzza. Ok, ringraziamo la dottoressa Fulvia Causio. Non bruciamoci il futuro, mi raccomando, no agli inceneritori, no alle discariche, sì alla raccolta differenziata porta a porta. E abbiamo incontrato, siamo arrivati di nuovo allo stand di Non bruciamoci il futuro e abbiamo colto Roberto Di Palma dei Grilli Romani. Roberto Di Palma, sicuramente
l'impegno sociale è quello contro gli inceneritori, certo, quello contro le discariche, certo, e a favore della differenziata e della porta a porta, del riciclo. Ci parli un pochettino di quello che state facendo? Assolutamente sì, stiamo cercando di promuovere la raccolta differenziata con il porta a porta in tutto il comune di Roma, perché abbiamo visto che in tutti i comuni dove l'esperienza del porta a porta è stata sperimentata ha funzionato benissimo e la raccolta differenziata è aumentata moltissimo. Si cerca di portare avanti questo progetto perché c'è il centro di riciclo di Vedelago in Veneto che riesce a riciclare il 97% della frazione secca di tutti i rifiuti di 14 comuni del Veneto. Questa è un'esperienza all'avanguardia mondiale. Però io so benissimo che a Colleferro sta nascendo qualche cosa di importante. Assolutamente sì, c'è un modello gemello, un centro di riciclo sul modello di Vedelago. L'imprenditrice Carla Poli di Vedelago è pienamente nel progetto di Colleferro e dunque a giorni, l'11 maggio, partirà il centro di riciclo a Colleferro che riuscirà a smaltire 36.000 tonnellate all'anno. Non è moltissimo per la realtà del Lazio, però è un primo passo che va nella giusta direzione. E bisogna moltiplicare i centri di riciclo per differenziare i rifiuti e non bruciarli, perché che ne dicano Berlusconi piuttosto che tutti quelli che sono a favore degli inceneritori, c'è la vecchia legge della chimica che dice nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, per cui quello che noi bruciamo va nell'aria e va negli alimenti che noi andiamo a mangiare e si mette nel nostro corpo. Ah, Roberto ha ricordato la famosa legge di Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Esattamente. Noi qui praticamente vogliamo portare avanti un discorso dove vogliamo porre il rifiuto come risorsa piuttosto che rifiuto. Però volevo farti l'ultima domanda. Sì. Massimo Piras, sì, che so che è la persona in vista, sì, più in vista di questa campagna. Il rappresentante della campagna Non bruciamoci il futuro. Ha presentato un piano alternativo a quello presentato dalla Regione Lazio. Sì. Ma questo piano che cosa comporta? E rispetto a quello che normalmente sta andando avanti, che vantaggi dà? Allora, il piano della campagna Non bruciamoci il futuro è un piano alternativo, diciamo che è sulla falsariga dei modelli dei centri di riciclo di Vedelago e di Colleferro, perché quella è la strada da dover percorrere per far sì che non vengano bruciati e che si creino risorse e si crea anche occupazione, e peraltro in Veneto non pagano né pagano meno tasse per la tassa dei rifiuti, per cui solo vantaggi. Ed è alternativo a quello di Marrazzo, perché Marrazzo la raccolta differenziata la fa soltanto così, tanto per dire che la fa, perché poi in realtà stanno programmando soltanto inceneritori. Allora ne fanno un pochino, anche a Roma si sta facendo la raccolta differenziata porta a porta, L'AMA dichiara che vorrà arrivare al massimo a 200.000 persone, 500.000, non più di 500.000, ma poi si fermeranno perché tutto il resto deve andare negli inceneritori che hanno previsto, perché la lobby degli inceneritori è molto forte, per cui bisogna creare un'opposizione al piano rifiuti di Marrazzo, perché è assolutamente sbagliato, sbagliato. A proposito di inceneritori, ieri qualcuno ci ha informato, quella poca TV che ci informa veramente, sì, che effettivamente l'inceneritore o termovalorizzatore, come lo chiama qualcuno, di Acerra non è entrato veramente in funzione. No. Tu che cosa ci puoi dire in merito? Certo, l'ho vista anch'io la trasmissione, siamo al solito il paese che siamo, che noi facciamo gli annunci ma sono falsi, non abbiamo la serietà che ci sta all'estero, dove praticamente se ti dicono una cosa è quella, se è un collaudo ti dicono che è un collaudo, non ti dicono che è aperto l'inceneritore. Invece in Italia stiamo dicendo questo, ma la cosa peggiore non è tanto questa, è che ti vengano a dire che dall'inceneritore di Acerra ci sono zero problemi. Non è possibile. C'è uno studio dei medici francesi che ha accertato che nelle zone intorno agli inceneritori il tasso di tumori è molto più alto che nelle altre zone, ma è una cosa normale. Allora noi andiamo a bruciare sostanzialmente i nostri soldi, non è una cosa logica, è una cosa assurda. Tra l'altro le risorse a livello mondiale stanno terminando, non possiamo bruciarle così, dobbiamo riutilizzarle, perché questa è la cosa più intelligente per noi e per le generazioni future. Allora, ringraziamo Roberto Di Palma dei Grilli Romani e soprattutto Non bruciamoci il futuro. Grazie.